Ricordi quando sono morti? Wait. It's you. Come to add insult to injury, have you? What? No. Well, this time I come prepared. You shall pay for my misery! Chi è che parla? Giorno 3. Duh! Why are you yelling? Cause you were? Anyway, here we are. What was that? Yep, just you and me. Another vision, just like before. Wonder what today's mission will be. Maybe it was a dream. That's your cue? Does that mean I was sleeping just now? Earth to Rindo! Yeah? You good? You spaced out on me there. Sì, no, abbastanza. So, any word on the mission? See? You're a grade A astronaut. Anyway, space case, I haven't heard anything yet. How about that? Find the scattered letters and make them whole. The door shall open to those who seek it. So, finding these letters... Cos'è Kingdom Hearts? Guess so. Doesn't sound too bad. Say, buddy. What? Do you remember that stuff Shoki told us yesterday? Kinda. It's like this. Word around town is another player's joined the game. Ah, l'altro giocatore, ok. Sounds like they're a real wild one. Andiamo a cercarla. Bad beggars like you can't exactly afford to be choosers. Like I said, it's just you and me, and Mr. Minami, sorta. But Kanon had a whole army marching behind her. Fair. Sì, un esercito che sicuramente non è potentissimo. Sono solo belli. Strategy. Sicuramente li spaccheremo di botte. Speaking of Mr. Minami, it is safe to assume he's coming back. Certo che torna. Wouldn't pass up a chance to observe an irregular prime. Duh. Count me in. Mr. Minami, my Minaman! My Minaman! Listen up, Zeptograms. Forget about today's mission. You sure about that? Of course. Sure, we pass up earning a few points now. But we can make up for our losses if we pick up a new player today. Questo è vero. Sounds like we're on the same page. Strategy. Right. Cool. But like, do we need another teammate? Certo che ti serve. If they really are a wild one. What if they just end up dragging us further down? Can't really get any further down than last place, dude. Duh. I'd rather have an extra weirdo around than be a player down. Minamimoto's practically 10 players in one. Questo è vero. Multiplicative property may be impressive compared to standard integers. But the ruin bringers don't play by the rules of rational numbers. E neanche l'altra. Ruin bringers really all that tough? Let's just say they're an aggregate function of a higher order. And since you're not interested in getting on their level, I'm done here. No, 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 wait! Come on, Rin dude. Let's go look into this new player. Gonna scan the city! There he goes. E sono andati via. With no idea what he's getting us into. Va bene, Tamarindo. Recluta il nuovo giocatore. Andiamo a trovare il nuovo giocatore. Ok, dove si nasconde questo nuovo giocatore? Oh mio Dio, oggi è l'ultimo giorno per trovare quella spilla speciale. Quella offerta del bar a Chico con il menù in promozione. Sì, andiamo subito a metterci in fila. Se finiscono le scorte non ce ne sono più. Oh, hai ragione. Andiamo al Q-Fronte in fretta. Rindo. Mi domando se stiano cercando le spille del giocatore. Chi cerca di fare cosa? Quelle ragazze. Hanno detto qualcosa riguardo la spilla speciale. Sembrerebbe un indizio. Un indizio che potrebbe portarci al nuovo giocatore. Un po' esagerato, non credi? Hey there. Cercate già il nuovo giocatore. Chi lo sapeva che foste così efficienti? Ehi! Hey. Ehi, sciocchina! Fatemi indovinare. Sperate di avere fortuna di trovarlo in giro da qualche parte? In realtà abbiamo un piano. Davvero? Non lo sapevo. Sapete che vi dico? Vi farò un favore. L'ho appena vista a Central Street. Sul serio? E chi dice che non sta cercando di fregarci? Wow, qualcuno qui ha la memoria corta. Chi è stato a dirvi di questo giocatore, Tu? Bene, almeno un cervello funziona. Onestamente non mi importa quale squadra si unirà, voglio solo divertirmi un po', anche se a questo punto potrebbe già essere stato reclutato. Cacchio, spero proprio di no. Sul serio, speri di no. Volete almeno provare a vincere?
Lo avete capito che essere sempre ultimi fa di voi dei veri e propri perdenti? Ad ogni modo, ho un sacco di cose da fare adesso. Ci vediamo, sfigati. Ah! Come diavolo riesce a essere sempre così irritante? Sarà un talento. Beh, non è che abbiamo altre piste da seguire, socio. Perché non proviamo a darle retta? Forza, andiamo a Central Street. Va bene, se lo dici tu. Va bene, verso Central Street allora. E le ragazze sono scomparse e il percorso è bloccato. Questo invece, ok, è percorribile, però giusto per dare un'occhiata in giro. Facciamo un giro di rumori, giusto perché voglio abituarmi del tutto allo stile di combattimento del gioco. Adoro i commenti che fa Minami Moto comunque. Sono veramente stupendi. Poco più avanti. Sembra interessante, vediamo che cos'è. A fondo tagliente. Ah, è un'altra spilla, ok. Questo invece, ok. Questa, l'altra volta l'avevamo vista. 214 di danno. Fa un bel danno questa, la metto. Questa invece sembra per Minamimoto, ma non fa abbastanza danno. Preferisco che Minamimoto abbia quelle da carica. E tra l'altro Minamimoto non può neanche usarle. Allora, credo di aver capito che Minamimoto è più specializzato su spille che utilizzano la carica o comunque il tasto da mantenere. Loro due per adesso sono abbastanza complementari, ovvero che usano entrambi spille da tocco rapido. Per adesso direi che come abbiamo queste spille stiamo bene. Ehi, qualcuno è felice qui, chissà come mai. Oh, guarda la fila fuori da quel bar. Quel tempo non ho letto tutto, peccato. Va bene, questa è la fila però. Achiko Caffè, esatto. Gruppo di hipster. Oh, guarda che fila. Cacchio, c'è un sacco di gente e il bar non è ancora aperto. Che dici, diamo un'occhiata. Dopo di te. Oh, io non ho intenzione di andarci. Sto cercando il nuovo giocatore. Sicuramente uno di questi. Yes, come no. Io invece penso che entreremo qua dentro. Più avanti. Volete raggiungere Central Street, mocciosi? Sì, e tu non ci lascerai passare fino a quando non avremo raggiunto il tuo obiettivo. A quanto pare sapete già come funziona. Allora il vostro obiettivo. Andate al 104 e vestitevi con gli abiti di Jolly Bicot. Quindi basta andare a comprare una maglietta? Esatto, vi basterà scegliere un articolo di JB Cot e avrete fatto. Non vedo l'ora di scoprire cosa sceglierete. Allora, solo per essere assolutamente certi, ci serve solo un pezzo? Sì, una persona, un capo di abbigliamento di marca. Quindi andate e imparate tutto l'ABC di JB. A quanto pare ci tocca fare un salto al 104. E allora andiamo al 104. Finalmente... equipaggiamento, daje! Ehi, la tipa dell'altro giorno. Ciao. È lei. Oh cielo, che sorpresa incontrarvi, Fretta e Rindo. Come va la caccia alle lettere, ragazzi? Fatto progressi? Sì. Ecco, in realtà no. Cioè, non proprio no. Più ni... Ah, che figurone, Fret. Ah, la fortuna proprio non vuole sorridervi. Beh, averti incontrato può essere vista come un colpo di fortuna. Oh, ma come siamo galanti. So che tecnicamente siamo rivali, ma se mai voleste parlare di qualcosa, sarei felicissima di ascoltarvi. Beh, sì? Hai sentito parlare del nuovo giocatore? Sì, giusto qualche voce però. Anche tu e la tua squadra lo state cercando? Sinceramente, no, non proprio. Non attivamente, ecco. Però tengo gli occhi aperti, non si sa mai. Perché? Credi che possa essere una minaccia? Oh? Mi sa che ne sapete più di me su questo giocatore. No, tengo gli occhi aperti solo perché sono curiosa. Vuol dire che non volete reclutarlo? Non direi. Tra me e i miei Vara Beauties c'è un legame molto forte. Non voglio rischiare che un nuovo compagno rovini l'equilibrio che si è creato. Capisco. Fare entrare nel gruppo qualcuno di cui ti fidi è una cosa. Accogliere un totale sconosciuto invece è molto più rischioso. Right. Giusto, meglio andare sul sicuro. Beh, non sempre. Non so quanto siete sicuri voi, tutti soli soletti. Nel vostro caso potrebbe valere la pena correre il rischio. Right. È quello che dico anch'io. Io vorrei invitare il nuovo giocatore a unirsi, ma qualcuno non vuole ascoltarmi. Beh, speriamo che quel qualcuno cambi idea. Ma come pensate di fare con la missione? Non la facciamo. Certo, oggi vi restiamo fregati, ma con il nuovo alleato domani torneremo subito in cima. Come facciamo a tornare in cima se non ci siamo neanche mai stati? Beh, a proposito del vostro futuro compagno, voglio svelarvi un pettegolezzo. Un certo demone mi ha detto che ha una collezione di spille mostruosa. Mostruosa, eh? Sì, certo.
Così pare, forse alla fine non è proprio un novellino, eh? Mi spiace non potervi aiutare di più, ragazzi, ma so che ve la caverete. Bye bye! Ciao! Questa Canon è una ragazza speciale, la renderò orgogliosa. Ma questo da che parte sta? Hai sentito cosa ha detto Canon? Che il nuovo giocatore è un vero spillomane, Tamarindo? Scommetto che ci sarebbe di grande aiuto. Forza, andiamo a Central Street. La butto già lì. La sua collezione è una collezione di spille, ma normalissime. Fuori dal mondo di Twaby, non hanno nessun effetto e sono solo estetiche. Ascolta, Sherlock. E se invece mo stessi sbagliando? E se non la trovassimo? Cos'è? Domani restiamo a cercarlo? Va, non avrebbe più senso aspettare di arrivare a sera prima di pensare a domani. Se oggi ci impegniamo a trovare il giocatore, domani non dovremmo preoccuparcene. Sì, ma... Niente ma, hai sentito o no, Canon? Rischiamo grosso finché siamo in pochi. Se è vero che questo tizio è una caterva di spille, sarà sicuramente un veterano. Se persino Canon dice che dovremmo reclutarlo, io dico di starla a sentire. Spero che la prossima volta non ti dica di buttarti sotto un ponte. Da un ponte più che altro. Era una di quelle cose che ti dicono buttati sotto una macchina. Io l'ho mischiata assieme. Allora, andiamo a vestirci da JB. Qui, ok. Ehi, Tamarindo, stavo pensando, come facciamo a comprare vestiti se nessuno del PR può vederci? Ah, hai ragione. Inizio a pensare che siamo davvero nei guai. Ah, pensavo arrivasse Minamimoto. Perché quei musi lunghi, gente? Wow, oh, ehi, Kai. Mi è venuto in mente che ho dimenticato di spiegarvi come comprare le cose del PS. Vedete questo sticker qui? Certo. Oh, sì, ma guarda un po'. Non ci avrei mai fatto caso. I negozi con questo sticker servono sia ai giocatori che alla gente del PR. Favoloso, non trovate? Certo, ci semplificherà la vita. Felice di saperlo. Adesso devo lasciarvi. Buona fortuna, ragazzi. Gentile da parte sua. Ancora non so cosa pensare di quel tizio. Nemmeno io, eppure scrive sempre tanti messaggi. Ma almeno adesso possiamo andare a fare shopping. Andiamo da JB. Andiamo da JB allora. Avvicinati a un luogo che espone il cartello del negozio e premi il tasto X per entrare e dare un'occhiata. Ogni negozio unico nel genere offre una gamma di oggetti esclusivi, ovviamente. Il pagamento contactless, lo Shibu Pay, è l'unica forma di pagamento accettata in questa zona della città. Premi il tasto triangolo dentro un negozio per vendere le spille extra per far salire il tuo saldo. Ok. Oh, ce ne sono tre. Allora, dobbiamo andare da JB perché dobbiamo andare. Vendiamo subito le spille, allora. Queste qua per il momento le teniamo. Allora, vendiamole 24. E tra l'altro, scherza scherza, ma di spille ne abbiamo farmate una marea. Ne abbiamo farmate veramente tantissime. Abbiamo già recuperato tutto quello che spenderemo in pratica. Che cosa fa questa? La cinesi. Assalto aereo, aumenta notevolmente l'attacco quando il nemico è in aria. Beh, non male. Schianta il bersaglio con un oggetto dall'altro. L'oggetto è scelto a caso. Durante il caricamento i nemici colpiti da grossi oggetti verranno atterrati. Allora, probabilmente la otterremo. I soldi li abbiamo, compriamone una. Ok, puoi comprare solo uno di ogni oggetto. Beh, per adesso i soldi li abbiamo, compriamo uno di tutto. Almeno iniziamo a salire di livello con il negozio. Allora, vabbè sì, immaginavo che potevamo indossare la roba. Vediamo invece il gatto nero. Ehi, ciao, bella zia. Mentre Top of Topo... Allora, per adesso non ne vale la pena. Per adesso non ne vale la pena di TFT. Quindi prenderei questi qua. Allora, prendiamo uno di tutto, visto che mi sembra di aver capito che sono buoni. E mettiamoci dei vestiti. Allora, ah giusto, ci serve lo stile. Ci serve lo stile. Mi ero dimenticato di quella opzione. Dio mio. Ecco, 35. Ah, però posso metterli. Non mi... Ok. Ok, allora, calmi tutti. Questa è una cosa buona. Puoi indossare il vestito, ma non attivi giustamente l'abilità. A me va bene. A me va bene. Brand Ambassador, giustamente. Allora, cos'altro abbiamo? Vabbè, mettiamo a fretta il cappellino, tanto lui sicuramente ne è felice. Anzi, sai che ti dico? Ecco, a lui il cappello e a lui gli mettiamo il pantalone. Look completo, e adesso preparati, Central Street, stiamo arrivando. Oh, cavolo. Sembra che il bar a Chico sia pieno di gente. Ho appena sentito che qualcuno si disperava per via del menù in promozione. Diceva che è quasi finito. Ho capito che è un'offerta speciale, ma pensi che ne valga la pena aspettare tanto? Credo di no. Diamo un'occhiata. Stanno parlando di un voucher?
un voucher per cosa? È importante in questo momento? Avanti, non lasciamo nulla intentato, giusto? Ah, sembra che il menu speciale faccia parte della promozione per un gioco. I fan sono tutti qui per ricevere un voucher e portare a casa il bottino. E li hanno quasi tutti finiti. Che fiuto, socio! Un viaggio in meno per noi! Quel voucher non era poi così importante! Cavolo, se solo l'avessero saputo prima. Quindi? È arrivata una mail! Ehi, hanno appena aperto un'altra parte della città. Sembra che tutti stiano facendo progressi con la missione. Tutti tranne noi. Non preoccuparti, socio, faremo punti domani. Spero che non ci porti sfortuna. Come dico sempre, problemi non avrai se Fred ascolterai. Ora andiamo. Certo, bravo Fred. Va bene, andiamo avanti. Vediamo se riusciamo a imbucarci nel bar allora. Dimmi un po', non è quasi ora di pranzo? Adesso che mi ci fai pensare inizio ad avere fame. Cavolo, che fame, adesso muoio, un'altra volta. Oh no, fa dell'ironia. Ehi, guarda, quel posto è uno di quegli sticker, andiamo lì. Ci sto. Che bel sorrisino, eh. Mangiare in uno dei ristoranti di Shibuya permette di potenziare le statistiche di base. Ok. Mangiare per creare appetito del gruppo. Quando la loro sazietà sarà al massimo, non potranno più mangiare di nuovo finché non sarà tornato il loro appetito. Dopo qualche battaglia, ricorda che tutti devono ordinare qualcosa quando si mangia fuori. Ok, quindi se sei povero, attaccati al cazzo. Però scusami, se ho fame invece e non posso comprare, cioè, cosa faccio? Lascio qualcuno fuori? Limite, non ho visto. Non ho visto cosa ha detto Minamimoto. Salire di livello aumenterà solo i PF, ma mangiare ai ristoranti fa ottenere un potenziamento permanente alle statistiche. Ok. Le statistiche dei personaggi aumentano maggiormente quando mangia la loro pietanza preferita, quindi prova svariati piatti per potenziarli al meglio. Io non so. Non so cosa vogliono tutti. Allora, credo che Fret gli piace quello col formaggio. Ok, penso che a Fred piaccia tutto. Sì, lo immaginavo. Ecco, lo sapevo. Va bene, vediamo lui. Lui questo. No. No. Patatine. Ok. Lui la bibita. Ok, non male. Lui secondo me non mangia. Ma forse sì. Ecco, lo sapevo. Lui non mangia carne, secondo me, Minamimoto. Aumentiamo lo stile, allora. Difesa e stile. Ascolta, per lo stesso prezzo aumentiamo una statistica in più, quindi, voglio dire. Più che altro, te non ti piace nient'altro? Ok, anche lui difesa e stile. Bene, e confermiamo. Vuoi effettuare l'ordine? Certo. Man, I am starving. E sono tutti contenti. E Minamimoto ha ottenuto un bonus. Bene, bene, bene. Grazie, Mina. Grazie Minamimoto, grazie. Allora, proviamo ad andare anche nell'altro bar. Dubito che riusciremo. Ah, ora ho capito cosa serve la batteria là sopra. Non è quella del cellulare, ma è quella della loro sazietà. Ok, allora, il bar per adesso. Forse possiamo entrare. Ci è mancato poco, gli sfigati occuperanno quasi tutto il bar. Beh, il voucher l'hanno trovato le ragazze, sono contenta per loro. Ok. Ehi, niente male. Non avrei un futuro come modello, ma sicuramente JB ha apprezzato. Obiettivo raggiunto, barriera eliminata. Really? Era una richiesta piuttosto specifica. Gli daranno una commissione? Avremmo potuto chiedergli una parte. Oh no. 5.000 yen. Beh, per tutte le spese che abbiamo affrontato, direi che ci sta. Ah, ok, era questo il posto. Ah, qua vendono i libri. Ok. Evolvere le spille. Ok, ok. Sì, ti compro questo, dai. Va bene. Andiamo a Central Street.